psicologo. E se non la smetti di fare il filosofo e non trovi qualche cliente, me ne vado anch'io, così tu ritorni a fare i cioccolatini. Cosa cambia? Cambia la protagonista femminile, che è la bellissima Anabia, cambia il nostro maestro di cioccolato, che è Vincenzo Salemme, e un'altra incredibile new entry di commedia, che è Angela Finocchiaro. Uno sbagliato, cacao troppo amaro, gusto troppo lento, non fanno cric croc. E il trade union siamo io e Assani Sciapi, io, Mattia e Kamal. Cambiato voi anche. Ci siamo cambiati? Sì. Ma no, ma siamo cambiati perché siamo cresciuti. È passato del tempo dal primo capitolo. Non conosci più mia figlia, eh? Ribella padre, gira nuda. Non giro nuda, è solo un polpaccio. Io mi sono trovata in questo personaggio molto al mio agio, se dici così. Perché, oh, grazie. Perché infatti Navale è dalla seconda generazione di immigrati, è cresciuta in Italia. Amo la pizza, ascolto gli After Hours e mi piace vivere all'italiana. È quello che succedeva, che è successo alle mie zie. Le mie zie 30 anni fa facevano così: per il primo appuntamento c'era tutta un'altra fila da rispettare, per il primo bacio c'era tutta un'altra fila da rispettare, e per arrivare al fatidico giorno c'è tutta un'altra fila da rispettare. Questa è tradizione. Ma come, non me l'hai detto tu? No, ho detto che era razzista non provarci perché sono egiziana. Ora ci hai provato e ti dico no. E perché? Perché se ti baciassi ora sarebbe un bacio così, senza luce. Mi piace anche molto questo aspetto della commedia, che poi possa portare dentro dei fili di verità e però sono portati a commedia. Le posso dare qualche consiglio? No! È la classica donna scarabeo, corazza fuori, tenera dentro. Ma come fa? Come fa? Chi li conosce pure la donna scarabeo?